tutti pazzi per Jovanotti, una folla oceanica ha cantato, ballato e saltato sulla spiaggia del Muraglione per la prima tappa del Jova Beach Party che tornerà il 31 di agosto. La Montagnola resterà area verde, l'area di San Concordio verrà salvaguardata con le alberature presenti e nuove piantumazioni. Il comune conferma l'addio al famoso steccone. Summer Festival, il bilancio ok, il patron della manifestazione Mimmo D'Alessandro è molto soddisfatto dell'edizione da poco andata in archivio. Da settembre, dice, si comincerà a progettare il Summer 2020. Salvate il museo di San Pellegrino in Alpe, l'Unione Comuni della Garfagnana ha deliberato la cifra di 10.000 euro per la gestione del museo, contribuendo così con altri enti a salvare l'importante istituzione storica. Bentornato capitano di mille battaglie, la Lucchese ha presentato il nuovo allenatore Francesco Monaco. Un sogno essere qui, le prime parole del neotecnico rossonero. Martedì prossimo prenderà il via la preparazione allo stadio Porta Elisa. Tennis Club Lucca Vicopelago punta allo scudetto, il team del presidente Donald Morrison presenta diverse novità con gli arrivi della rumena Bare e delle ucraine Zavatska e Ivanenko. Anche quest'anno la finale tricolore al Palatagliate di Lucca. A tutti voi un cordiale saluto e ben ritrovati per questa edizione del TG Noi. Doverosa l'apertura su quanto è successo martedì sera, ma martedì potremmo dire in tutta la giornata a Viareggio. Viareggio che è diventato, seguendo anche una vecchia canzone, un vecchio successo di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, l'ombelico del mondo. Una folla oceanica ha cantato, ballato e saltato per una giornata intera sulla spiaggia del Muraglione per la prima e già leggendaria tappa del Jova Beach Party. Molto più di un concerto, una festa senza precedenti per il popolo di Jovanotti e per una città intera, Viareggio, tornata finalmente ad essere per un giorno l'ombelico del mondo. Energia senza fine, quella sprigionata da Lorenzo Cherubini una volta arrivato sul palco centrale, dopo un pomeriggio ricchissimo di esibizioni ed interventi dello stesso Jova, che ha persino celebrato un matrimonio fra due giovani innamorati di Mondo V, all'imbrunire di fronte ad una marea di 40.000 persone è partito il grande show. Tra pezzi remixati, colpi di teatro, fra cui la comparsata dell'amico Giorgio Panariello e brani amatissimi della sua carriera, cantati in coro da tutta la spiaggia, il maxi concerto è andato dritto fino quasi a mezzanotte. Dopo la festa, un deflusso ordinato ha ricondotto le 40.000 e oltre persone verso auto, bici, scooter e verso la stazione ferroviaria per la chiusura di una giornata a suo modo storica andata in scena senza intoppi. E a fine festa, tutti al lavoro per la pulizia della spiaggia, ripulita già intorno all'1:30 della notte. L'appuntamento adesso è per il 31 di agosto e visto il successo c'è ancora più attesa per quella che sarà la chiusura del Jova Beach Tour. Nulla da dire, davvero un grande spettacolo e mi permetto di aggiungere anche trascinante. La cronaca, con un intervento eccezionalmente tempestivo, polizia e vigili del fuoco di Lucca hanno salvato un operaio precipitato da un tetto attraverso un lucernario e rimasto appeso per un braccio a diversi metri da terra fino all'arrivo dei soccorsi. È accaduto mercoledì mattina alle 9 nei pressi degli ex macelli a pochi metri dalle mura di Lucca. L'uomo, colto di sorpresa dalla rottura del lucernario, è caduto nel vuoto perché ha trovato sotto di lui l'apertura del solaio sopra la tromba di tre piani di scale. Mentre cadeva però, per fortuna, ha avuto la prontezza di riflessi e di spirito per aggrapparsi con un braccio all'argine dell'apertura e poi successivamente è stato tratto in salvo. Parliamo della Montagnola di San Concordio, alla fine l'hanno spuntata i cittadini, l'area resterà completamente a verde. L'area della Montagnola resterà nella sua interezza a verde e ad erba. Verranno salvaguardate le alberature presenti e sono previste nuove piantumazioni.
È questa la notizia più importante diramata dall'amministrazione comunale, a poche ore dal Consiglio che si occuperà del progetto dei quartieri social di San Concordio. Il Comune entra così nel merito della fase realizzativa delle opere in programma. Sull'area dell'ex Gesam, l'amministrazione conferma l'addio all'impattante lottizzazione, il famoso steccone, e al suo posto vedranno la luce 8 locali e un'ampia terrazza che, assieme alla piazza coperta, saranno a completa destinazione pubblica. Un occhio di riguardo nel progetto sarà per l'ex porto della Formica. La struttura, infatti, si chiamerà l'Officina del Porto e ospiterà anche un centro di documentazione del porto, appunto, e del quartiere, che sarà dedicato proprio al recupero di uno degli aspetti più storici ed importanti dell'area. Modifiche significative, frutto del confronto serrato che il Comune e l'ERP hanno avuto in questi mesi coi cittadini e le realtà organizzate del quartiere. Nel dettaglio, per quanto riguarda la Montagnola, novità anche per la copertura in programma, che si articolerà solo fino al nuovo anfiteatro, lasciando libere le alberature presenti. Prevista anche la ricollocazione del monumento a Donaldo May, che verrà sistemato in un luogo più privilegiato. Lunedì sera, dunque poche ore fa, potremmo dire, il concerto di Sting ha chiuso l'edizione 2019 del Lucca Summer Festival. Abbiamo voluto tracciare un bilancio di questa edizione, lo ha fatto il collega Egidio Conca con il patron Mimmo D'Alessandro. Mimmo D'Alessandro, si è chiusa un'altra edizione del Lucca Summer Festival, un'edizione ancora una volta con grandi numeri, di grande successo, di grande qualità artistica. Sì. Quest'anno ci siamo veramente superati. Io sono un po' presuntuoso e pensavo di aver fatto un qualcosa di straordinario, però non pensavo mai di avere il successo che abbiamo avuto, perché abbiamo fatto 120.000 persone ed era un traguardo che non pensavo mai di arrivarci. Abbiamo fatto più 33% sugli altri anni, e in un momento così difficile per non solo per il nostro paese, ma per quello che succede nel mondo, è un successo immenso. E quindi è stato un anno veramente straordinario, oso dire che, poi lo dico tutti gli anni, quasi irripetibile, però è così. Il futuro, invece, anche alla luce dell'arrivo della nuova soprintendente, c'è un dibattito abbastanza rovente in questi giorni. Lei è preoccupato di questo? No, sono preoccupato zero, perché io credo nel buon senso delle persone, nell'intelligenza delle persone, e siccome ho avuto la fortuna pure di conoscere il sovrintendente, mi sembra una persona molto intelligente, molto, non vedo assolutamente il pericolo, assolutamente no, perché la trovo una persona di buon senso. E poi lei onestamente non ha mai detto che il Summer Fest non va bene, anzi ha avuto sempre parole molto, molto belle per il Summer e favorevoli al Summer, quindi non assolutamente nessuna paura. Assolutamente, però c'è bisogno di programmazione in vista del prossimo anno, dei prossimi anni. Lei vuole chiarire subito, mettere le carte in tavola subito a settembre di quest'anno? Assolutamente sì, io ho chiesto ufficialmente, lo dico pure un po' forte, pretendo che a settembre ci mettiamo tutti a un tavolo per programmare, perché non voglio arrivare, come è successo quest'anno, fino all'ultimo giorno senza sapere che succedeva, se si poteva fare o non si poteva fare. Questo non è un'esperienza che non voglio più provare, perché è stato veramente brutto, perché poi dove si lavora male, perché chi subisce look, subisce la manifestazione. Quali sono gli artisti che suoneranno il prossimo anno all'ex Campo Balilla? Ci sono pronte, che noi annunceremo dopo il 10 settembre, ma non te li dico. Non ti dico i nomi perché non te lo posso dire, ed è giusto che non te lo dico. Però sono sempre artisti, come tu sai, da 22 anni siamo sempre cresciuti, e perché Lucca se lo merita. E ti posso garantire che tutti quelli che dicono parità, ma i lucchesi lo vogliono, i lucchesi amano questa manifestazione, pure quelli che fanno finte di contestarla, la vogliono e la amano, perché sennò sarebbe, è impossibile non amarla. Quindi viva Lucca, viva il Summer Festival, viva i comics, viva il buon senso. Un programma davvero denso, fitto, per i 75 anni dalla morte e dal sacrificio di Donaldo May. Presentato in provincia il programma per il 75° anniversario della morte di Donaldo May.
Ricordare oggi il sacrificio del prelato non significa solo avere memoria del nostro passato, è infatti attraverso la comprensione e la conoscenza di quello che è stato che è possibile capire il presente ed essere sempre vigili contro la sopraffazione, l'intolleranza e la violenza. Le celebrazioni avranno inizio il 3 agosto a Fiano, nel comune di Pescaglia, con l'apertura della mostra documentaria e fotografica L'amore non muore, Donaldo Mei, martire della carità, dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea, a cura di Emmanuel Pesi. Alle 18, sempre a Fiano, è in programma una passeggiata sul sentiero della pace e della memoria, che dalla frazione di Pescaglia porta fino al Monte Acuto. Il 4 agosto, giorno in cui cade l'anniversario dell'uccisione del sacerdote, è denso di appuntamenti. Si inizia a Lucca alle 9 nella chiesa di San Leonardo in Borghi, dove sarà celebrata la messa, cerimonia che si ripeterà alle 11 nella chiesa di Fiano. Alle 20.45, infine, nel cinema all'aperto del parco di Villa Bottini, il momento centrale dell'intera rassegna, con la prima assoluta della proiezione del video Questa terra impastata di sangue, vita, testimonianza e morte di Donaldo Mei. Il video, con la regia di Stefano Ceccarelli, ha la sceneggiatura dell'attore Marco Brinzi e di Luciano Luciani, dell'Istituto Storico della Resistenza. L'iniziativa si concluderà con una fiaccolata al cippo commemorativo e con la deposizione di una corona da parte delle istituzioni. Saranno presenti i camminatori di ruota, che partiranno a piedi nel pomeriggio dal paese natale di Donaldo Mei per raggiungere Villa Bottini in serata. Torniamo a Viareggio, maxi accordo con la Regione per lo sviluppo del porto. Entro la fine dell'anno nascerà una nuova società pubblica proprietaria del porto turistico di Viareggio. Questa new co, ancora da rinominare, sarà partecipata alla pari dal Comune e dalla Regione Toscana, che verserà al suo ingresso 1 milione di euro di capitale. È solo uno dei passaggi chiave dell'accordo siglato tra il sindaco Giorgio Del Ghingaro e il presidente della Regione Enrico Rossi per pianificare lo sviluppo dell'area portuale. Il ramo di azienda di iCare, che a maggio ha salvato all'asta la vecchia Viareggio Porto, sarà a breve scorporato per passare in mano alla nuova società che avrà in dote i 500 approdi della Madonnina e l'area del Triangolino, un'area da anni in attesa di avere un futuro. Comune e Regione puntano a raccogliere abbastanza utili da poter investire fino a 15 milioni di euro in questo angolo abbandonato del porto, che dovrà essere sviluppato in chiave turistica, magari come approdo fisso dei super yacht. Ma sono molti i fronti aperti sul porto, a partire dal nuovo mercato ittico che il sindaco intende inaugurare a settembre e la vicina banchina commerciale, ormai quasi pronta, che farà da attracco per navi da crociera e charter. 11 milioni di euro ha investito la Regione sullo scalo marittimo viareggino negli ultimi 6 anni, altri 7 milioni nei prossimi 2 anni. Fra le opere in arrivo c'è il sabbiodotto, impianto da 5 milioni di euro, atteso da moltissimi anni, che dovrà risolvere definitivamente il problema dell'insabbiamento all'imboccatura. Il progetto è al momento a verifica ambientale e nel 2020, secondo Rossi, sarà messo a gara. Si va avanti anche con la Via del Mare. La Regione ha messo sul piatto 170.000 euro per lo studio di fattibilità, che entro pochi mesi dovrà valutare il tracciato a sud dello stadio, già approvato dal Consiglio Comunale. E infine il Versilia Yacht Rendezvous. A settembre la firma per rinnovare altri 3 anni del Salone Nautico, con un contributo annuale della Regione di 400.000 euro fino al 2022. Fra i tanti spettacoli ed esecuzioni che stanno impreziosendo l'edizione 2019 del Francigena International Arts Festival, il concerto in programma venerdì 2 agosto al Teatro del Giglio di Lucca di Lucilla Mariotti, la vediamo in questa foto, e la Francigena Chamber Orchestra, diretta da Rosella Isola, altra lucchese in grande ascesa. Sarà infatti la prima assoluta al Giglio della violinista lucchese Lucilla Mariotti, che si è esibita nei migliori teatri del mondo. Sono particolarmente felice di poter suonare al Teatro del Giglio di Lucca, sottolineato la Mariotti, è un bellissimo teatro ed è anche il primo in cui sono entrata da spettatrice quando ero piccola. Collezionando 2020 e sarà la manifestazione, sarà ospitata anche il prossimo anno al Polo Fiere. Anche nel 2020 il Polo Fiere di Lucca ospiterà Collezionando, l'evento dedicato all'universo del fumetto firmato Lucca Crea, la società che organizza il festival Lucca Comics and Games e Associazione Nazionale Amici del Fumetto e dell'Illustrazione. Gli organizzatori, assieme al Comune di Lucca, hanno già annunciato le date della 5ª edizione, ovvero il 28 e 29 marzo del prossimo anno. Ancora top secret il tema 2020, ma si conferma la linea di una manifestazione che vuole essere un weekend a misura di appassionati e famiglie.
confermato il carattere slow, contraddistinto da tranquillità e tempo a disposizione per condividere, interagire, sviluppare e soprattutto approfondire i propri interessi e le proprie passioni. Anche se rimane la centralità del fumetto, saranno presenti 3D collezionabili, soldatini e figurine, spazio per numerosi stand di espositori, editori, negozi specializzati e associazioni. Ci sarà inoltre l'Artist Valley, dove incontrare artisti affermati ed emergenti ed acquistare il disegno desiderato commissionato. E poi, come sempre, un ricco programma di ospiti, mostre, incontri e attività che contribuirà a valorizzare ulteriormente questa vivace kermesse primaverile. 10.000 euro deliberati dall'Unione dei Comuni della Garfagnana per salvare il museo etnografico di San Pellegrino in Alpe. Si è riunito lunedì scorso presso la sede dell'Unione Comuni della Garfagnana il primo consiglio formato dai sindaci e delegati, molti dei quali eletti proprio nell'ultima tornata elettorale. In attesa di eleggere il nuovo presidente, il consiglio ha approvato anche il protocollo d'intesa per la gestione e la valorizzazione della collezione del Museo Etnografico Provinciale Don Pellegrini di San Pellegrino in Alpe, di proprietà della parrocchia dei Santi Pellegrino e Bianco. Il ruolo strategico del museo, sia per la posizione geografica, quale via di collegamento tra le province di Modena e di Lucca, sia per l'importante patrimonio storico-culturale della raccolta, ha portato alla stipula di un accordo che vede coinvolti numerosi soggetti istituzionali per la partecipazione alla gestione e alla valorizzazione del museo. L'Unione dei Comuni della Garfagnana da sempre sostiene o partecipa a collaborazioni atte alla conservazione e alla fruizione a vari livelli di ciò che del territorio rischia di scomparire. Con una variazione di bilancio ha destinato 10.000 euro per il rilancio del progetto, riconoscendone l'alto valore culturale e sociale per tutta la Garfagnana. Per cui, grazie anche a questo ulteriore contributo, non ci sono più scuse. Il museo deve riaprire al più presto. Domani è festa solenne a San Pellegrino, ma per il museo, nonostante l'impegno dei vari enti, non ci risulta che siano comunque previste aperture, così come è stato purtroppo per tutte queste settimane estive che abbiamo alle spalle. E quindi il problema, come ci raccontava Galeotti, è tutt'altro che risolto. Ci fermiamo per la pausa pubblicitaria, tra poco le notizie sportive.